Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi vi voglio parlare di un polo industriale tra i più grandi che l'Italia ha visto nel secolo scorso. Sto parlando delle acciaierie Falck di Sesto San Giovanni, una realtà gigantesca che ancora oggi porta però le cicatrici del suo stato di abbandono. L'avventura delle acciaierie e ferriere Falck ebbe inizio addirittura nel 1904, dando un forte, fortissimo impulso alla produzione siderurgica dell'area milanese. Dotato di officine meccaniche e treni per laminazione, lo stabilimento rimase sempre il più grande complesso industriale di Sesto San Giovanni, dando lavoro a circa 5.000 persone, quindi per l'epoca era veramente una cosa gigantesca. Al primo nucleo, denominato Unione, si aggiunsero nel 1919 lo stabilimento Concordia, che era collegato al primo tramite una sorta di treno lingottiera, e nel 1920 la stazione per la distribuzione ai reparti produttivi di energia elettrica proveniente dalle centrali della Valtellina e l'edificio Vittoria A per la laminazione. Nel 1943 l'arretratezza degli impianti si fece sentire come non mai, causando un radicale processo di ammodernamento e razionalizzazione produttiva. Siamo negli anni 50. La crisi della siderurgia e la crisi energetica degli anni 70, dei primi anni 70, provocò la chiusura di molti reparti all'interno delle acciaierie Falck. Pensate che nel 1980 le acciaierie Falck davano lavoro a circa 11.500 persone. Nel 1986, quindi solo 6 anni dopo, la forza lavoro si era ridotta a sole 4.800 unità. Le quote produttive imposte dalla CE aggravarono poi la situazione, finché nel 1995 i forni della Falck cessarono di funzionare. Nei primi anni 2000, circa nel 2006, nacque il progetto Oltre i muri della Falck, che fu presentato all'amministrazione comunale appunto il 12 dicembre del 2006. Persona di riferimento di questo progetto di riqualificazione dell'area Falck è l'architetto Renzo Piano, che ha sempre avuto a cuore il polo industriale delle acciaierie Falck. Infatti, in uno dei suoi interventi, anche apparsi in TV, affermò che Sesto San Giovanni è la città delle fabbriche di tecnologia, di modernità, ma anche di crescita democratica e sociale. Mi piacerebbe restasse fabbrica, disse, una fabbrica di idee. Vedo i centri di ricerca, vedo delle università, vedo dei giovani al lavoro e un vivaio di imprese in un contesto di nuovi mestieri. Queste sono le sue parole e spero che un giorno non lontano davvero questa area gigantesca, si parla di 1.200.000 metri quadrati di estensione, possa tornare a nuova vita. Ancora oggi però, 17 anni dopo la presentazione di quel progetto industriale, la zona è rimasta totalmente abbandonata e cade a pezzi. Io sono stato lì qualche settimana fa col mio drone che ho mandato in avanscoperta all'interno di questa gigantesca area. Vi lascio adesso alle immagini di questo video, ma prima vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e a mettere un like a fine video se vi è piaciuto. Vi lascio alle immagini e noi ci vediamo qua sul canale al prossimo video. Ciao ragazzi! Thank you.